Ora basta scuse. Voglio dei risultati concreti. Quel terrestre è soltanto un ragazzino. A dire il vero, il giovane Leo è finito per rivelarsi un alleato molto prezioso per Kefir. Fa silenzio. Non ti è permesso nominare mio fratello in mia presenza. A quest'ora avrebbe dovuto essere già sconfitto e incatenato. Hai ragione, mio signore. Ma per riuscire a sconfiggere Kefir è necessario cambiare strategia. E come prima cosa è necessario affidare il comando di questa importante missione a chi lo merita veramente. Che cosa stai insinuando, Tot? Parla chiaro una volta per tutte, sempre se hai il coraggio di dire ciò che pensi. E ti assicuro che la mia risposta non ti piacerà. Non prendertela con me per le tue sconfitte. Fuoco assoluto! Presa immobilizzante! Lasciami andare, stupido sciacallo! Fiamma del potere! Sei tu il perdente adesso! Basta! Cercate di controllarvi! Cosa sta succedendo? Ai tuoi ordini, potente Hexaton. Sekhmet, che cosa significa tutto questo? Spero che il mio spettacolino ti abbia divertito. I miei burattini sono al tuo servizio. Grazie al mio sigillo, Kefir assaggerà il sapore della sconfitta. Interessante. Davvero molto interessante. Non puoi aver già perso le tue chiavi di casa. Te le abbiamo date solo da pochi giorni. Non le ho perse. Saranno in camera mia. Ah, allora non le troveremo di sicuro in mezzo a tutto quel disordine. Disordine? Ma di che cosa stai parlando? Ci vorrà soltanto un attimo, mamma. O magari due. Ok, allora siamo d'accordo. Quando saremo di ritorno, voglio la tua camera in ordine e le chiavi di casa sul tavolo. Oh, che bella punizione. Niente picnic e una stanza da riordinare entro stasera. Ah, è tutta colpa di quelle stupide chiavi. Chissà dove si saranno cacciate. Devo ritrovarle. Forse sono qui sotto, oh? Non voglio sapere da quanto tempo stavi sotto al letto. È una missione impossibile. Ci vorrebbe una macchina trovachiavi. E io conosco qualcuno che può inventarla. Oh, se solo potessi tornare su Egixos. Ciao, giovane faraone. Ixos! A momenti ci restavo secco. Non ti ho sentito entrare. Il non dare nell'occhio è una delle mie tante caratteristiche. Se invece preferivi qualcuno che ama farsi notare, la prossima volta che dovremo darti una buona notizia, manderemo Apis. Oh, buona notizia? Quale notizia? Dichiaro la sospensione ufficialmente annullata. Leo può fare ritorno ad Egixos. Wow, è fantastico, Ixos! Beh, sì. Non c'è tempo da perdere, ho bisogno del tuo aiuto. Ecco, vedi, per farla breve, Ixos, avrei bisogno di una specie di rilevatore di chiavi, se è possibile. Quello delle chiavi è un problema che ho risolto da un pezzo ormai. Ma ti aiuterò comunque, giovane faraone. Questo è il tuo laboratorio. Wow!
Dovrei avere qualcosa che può fare al caso tuo. Ecco, questa è una piastra che attira i metalli ed è facile da usare. Devi soltanto concentrarti per regolare la forza di attrazione. Che forza? Collegala al bracciale, ne aumenterà la potenza. Sei un vero genio, Ixos. Grazie. Nobile Ixos, la piramide è sotto attacco. Il protocollo di emergenza è stato attivato. E ogni uscita resti sigillata. L'intruso non deve scappare. Kefer, siamo con te. Ixos, e c'è anche Leo. Si è arrivato in un momento molto delicato. A quanto pare qualcuno è riuscito a introdursi furtivamente nel palazzo e ha rubato il mio scettro. Cosa? Non è possibile! Deve esserci Hexaton dietro a tutto questo. L'intruso è nei livelli superiori. Cerca una via d'uscita dal palazzo. Non ci sfuggirà, statene certi. Andiamo! Dividiamoci, voi, da quella parte. Chi sei tu? Kefer, sei arrivato fino a qui. Oh? Ka, hai visto l'intruso passare di qui? No, non ho visto nessuno. Oh, però hai trovato qualcosa, vero? Che cos'hai lì dietro? Oh, parli di questo? Ka, non riesco a crederci. Dammi subito lo scettro. Non voglio combattere con te. Dammi subito lo scettro. Adesso è mio. Morso del serpente! No! Power of Ixos! Power of Ixos! Sanno tutti che volare è il modo migliore di cadere. Potere dell'aria! Mi dispiace, Ka, ma non posso lasciarti portare via lo scettro. Uragano eterno! No! È il momento giusto per vedere se funziona. Oh no! Oh. Forse ho esagerato. Mi dispiace tanto. Kefer, che sta succedendo? Abbiamo un'emergenza, Nate. Dobbiamo trovare Ka. L'ho visto salire su una navetta diretta verso la terra di nessuno. Credo sia giunto il momento di riunire il consiglio dei reggenti. Un tradimento come quello di Ka non può essere tollerato, né trattato con clemenza. Il furto dello scettro di Ra è la più grave colpa di cui un Ixos possa macchiarsi. Lo scettro di Ra? Pensavo fosse di Kefer. C'è qualcosa che mi sfugge. Lo scettro è lo strumento che consente di viaggiare tra i mondi. Ra ne creò due e li affidò a Kefer, ma Hexaton ne rubò uno. E sono sicuro che utilizzando lo scettro, in qualche modo entrerà nel mio mondo. E ora che sono entrambi in suo possesso... Noi non potremo più muoverci tra i due mondi. E adesso, senza lo scettro, non saremo più in grado di proteggerci dagli attacchi di Hexaton. Abbiamo ancora il mio bracciale. Con questo si può viaggiare tra i mondi e io ci sarò sempre, ogni volta che avrete bisogno di me. Ti ringrazio, Leo, ma lo scettro di Ra non può assolutamente restare in possesso di Hexaton e il tuo aiuto ci sarà prezioso in questa missione.
Ben fatto, Sekhmet. Ti diverti molto a giocare con i tuoi fantocci, vero? Non c'è bisogno di essere invidiosi, Anubi. Non saresti mai stata in grado di controllare questo stupido bestione senza il mio prezioso aiuto. Per piazzare il tuo sigillo su Ka, hai avuto bisogno di me e del mio potere di trasformazione. Ho avuto bisogno di te, è vero. Ma non è affatto detto che ne avrò ancora. Fermo. Anubi potrà ancora esserci utile. E a Ka sarà concesso di unirsi alle mie armate. Percepisco la presenza dello scettro. È all'interno della piramide oscura. Splendido. Ora dobbiamo soltanto trovare un modo per entrare. Ehi, papiri ambulanti! Non è possibile. Venite qui a vedere. E bravo il nostro soldatino. Adesso inginocchiati. Ma che cosa ti è successo, Ka? Non esagerare, Atanor. Attraverso il mio sigillo controllo ogni mossa di questo guerriero adesso. E finché questo congegno sarà nelle mie mani, lui combatterà soltanto per noi. Lo sapevo. Ka non è un traditore. Non possiamo lasciarlo nelle mani di quella strega. Non riusciremo mai a sopraffare tutte le guardie di Exaton. Se dobbiamo affrontare tutte quelle guardie, forse è il momento di un cambio di strategia. Arrivano anche da quella direzione. Da questa parte. Sono già passato per questi condotti. Non ricordavo di essere atterrato in questo modo l'ultima volta. E io che mi lamentavo della sporcizia sotto al mio letto. Dobbiamo procedere in questa direzione. Riesco a sentire lo scettro. Almeno qui non ci sono guardie ad ogni angolo. Oh. Fammi un favore, Horus. La prossima volta cerca di non dire niente, ok? Sguardo della Sfinge! Onda del potere! Kefer, dietro di te! Bravo, Leo. Ottimo lavoro. Degli altri. Questi lucertoloni vogliono proprio noi come merenda. Se ne stanno andando. Qualcosa non mi convince. Gli scagnozzi di Exaton. Allora siete voi che avete spaventato i miei cuccioli. Scelta molto saggia, faraone. Il potente Exaton sarà contento di vedervi. Fratello, è un piacere rivederti dopo tanto tempo. Ecco i loro bracciali, mio signore. Appena sono stato informato che saresti venuto a farmi visita, ho pensato a come avrei potuto ripagare tale onore. Lo so che sei qui solo per questo, ma sono certo che ti piacerà una bella gara di lotta prima del piatto forte. Ka, svegliati, svegliati! Torna in te, amico mio! Sono davvero teneri, non credi? Anche a te viene una gran voglia di vederli combattere? Sta attento, Horus! Bravo, ben fatto, mio invincibile soldato! Catena, catena! Fermati, Ka!
So che sei lì da qualche parte, amico! Adesso basta! Sei sempre il solito, Kefir. Non ti smentisci mai. Proprio quando inizio a divertirmi, devi sempre provare a rovinare tutto. Aspetta, sta succedendo qualcosa lì fuori. Resistete, amici. Sto arrivando! Per prima cosa, mettiamo fine a questo combattimento. Piano, piano... Ma cosa... Ciao! Ragazzino insolente! È troppo forte, ma riesco a resistere. E quello cos'è? Catena folgorante! Sei stato fortunato una volta, terrestre, non sfidarmi di nuovo. La tua carriera di burattinaia è finita per sempre, Sekhmet. Comando, non affilarti le unghie sul divano, eh? Forza, liberati, capo! Finora sei stato molto bravo, ma adesso finiscilo! Povero Vigicus! Cosa? Che stai combinando? Prendete! Questo è mio. E credo che invece questo sia tuo. Ma adesso non serve più. E non dimenticare questo, anche se purtroppo credo sia un po' rotto. Khan non è più sotto il vostro controllo da un po' ormai. Giusto il tempo necessario per organizzare il piano di fuga perfetto. Cosa state aspettando? Distruggeteli immediatamente! Ce ne sono troppi per noi, i faraoni. Kefir, avete recuperato lo scettro! Leo si è comportato davvero eroe. Tutta Jixos. Gli deve la sua gratitudine. Non so come potrete mai perdonare il mio tradimento. Era Sekhmet a controllarti. Adesso lo sappiamo tutti. Seth non sarà così magnanimo, ma gli spiegheremo cosa è successo. Per non parlare di come la prenderà mia madre quando le spiegherò che non ho ancora ritrovato le mie chiavi di casa. Finito. Ma nonostante la piastra di Ixos, niente chiavi. Leo, siamo tornati! Vieni di sotto! Arrivo! Allora, dove sono le chiavi? Non sono riuscito a trovarle, ma giuro che le ho cercate ovunque e che ho sistemato la mia camera. Non stiamo parlando di semplici chiavi, stiamo parlando di essere maturi e responsabili. Anche tu sei piuttosto distratta, cara. Lasciare le chiavi attaccate alla porta non è da te. Ma di cosa stai parlando? Le mie chiavi sono sempre dentro alla mia borsa, per essere sicura di non perderle. Allora, di chi sono queste? Lo sapevo di non averle perse. Avevi preso le mie per sbaglio. Bene. Le storie a lieto fine sono quelle che preferisco. Che ne dite di festeggiare con una pizza? Pizza? Qualcuno ha detto pizza? Ti dobbiamo raccontare tutto quello che abbiamo fatto nella gita in campagna, Leo. Io per sbaglio ho ingoiato un brutto moscone. Oggi abbiamo imparato una lezione molto importante. E la lezione è... Oh no, ci siamo chiusi fuori!